Ciao tu vicine, sono a Montecatini in hotel, mi scuso per la luce, ma ho la finestra spalancata, fuori c'è brutto e quindi faccio quello che posso. Ci tengo però a fare un video perché sono qua da sola, quindi anche per passare un po' il tempo almeno mi fate un po' compagnia. Bellissima esperienza, cioè sto vivendo delle cose veramente che non avrei mai pensato di vivere in vita mia. Sono molto contenta, anche perché cioè, sono esperienze che penso che siano uniche e quindi sto vedendo cose, parlando con delle persone che vedevo fino all'altro ieri dentro alla televisione e quindi ancora mi sembra tutto molto surreale. È super emozionante, chi mi sta seguendo vi ringrazio perché mi scrivete, mi sostenete sempre sul blog. Vede tutti gli aggiornamenti giorno per giorno e le foto oppure in diretta su Facebook. Questa sera ci sarà la prima serata, quindi siamo tutti un po' agitati, noi meno ovviamente perché siamo un po' nel dietro le quinte, però le ragazze penso siano agitatissime. Volevo farvi un video mentre sono qua perché durante tutta l'estate vi avevo promesso un video sul mio beauty o comunque per mostrarvi quello che mi porto quando viaggio e volevo farlo in questa occasione perché nell'ultimo periodo ho fatto tanti acquisti, ho comunque preso alcune cose nuove e quindi diciamo che è un video del mio beauty e un video haul nello stesso tempo. Mi scuso per il retro, ma credo che tipo si veda e c'è il delirio in camera. Non abbiamo tanto tempo, abbiamo pochissimo tempo, tipo entriamo in hotel, ci facciamo la doccia e dobbiamo riuscire subito. Montecatini è super mega colorata, dei colori di Miss Italia, quindi ha questi super cartelloni azzurri grandissimi con scritto Benvenuta Bellezza e vi giuro appena sono arrivata in macchina mi ha già solo quello un po' emozionato. Ieri ho incontrato alcune di voi, come al solito dolcissime, siete una rivelazione ogni volta e la cosa bella è che ogni volta che vi incontro mi rendo conto che con le ragazze che mi seguono c'è veramente sempre qualcosa in comune. E quindi vi ringrazio anche insomma per essere venute e per avermi portato in giro a shoppingare un po'. Volevo mostrarvi velocemente alcuni prodotti che ho trovato ultimamente e che ho portato con me qua perché sono gli amici fidati e che non mi stanno deludendo assolutamente. Quindi iniziamo subito, altrimenti il video durerà 20 minuti. Primi tra tutti, questi due ombretti di Pupa che trovo assolutamente geniali. Fanno parte della nuova collezione e sono il numero 601 e questo non ha il numero, comunque è quello sul grigio. Vediamo se riesco a mostrarvelo, se si vede qualcosina. È quello sul grigio, quello più chiaro. Li ho abbinati insieme, come mi aveva suggerito Giorgio all'Estasi Fashion City. Una sera ho fatto un trucco con il colore verde petrolio e il nero sotto ed è venuto veramente un trucco molto sofisticato, però molto particolare come colore. L'investimento più importante nel make-up che ho fatto è stata sicuramente lei, la palette Naked di Urban Decay. Cioè, questi colori penso li sto utilizzando più di qualsiasi palette che io abbia mai acquistato nella mia vita e veramente anche solo per fare le basi o comunque l'highlighter o la parte più neutra di ogni trucco, utilizzo questa palette praticamente sempre in ogni trucco ultimamente. Le ciglia finte a ciuffetti di Sephora, immancabili durante le serate alle quali sto partecipando. Ieri sera abbiamo avuto la serata di gala di Miss Italia e cioè una cosa fuori dal mondo per me, però è stata una bellissima esperienza anche quella e quindi le ho utilizzate. In altri video avevo parlato delle famose tinte per labbra, un alleato importante soprattutto quando dovete stare fuori molto tempo, dovete mangiare e nello stesso tempo dovete parlare con le persone, quindi volete essere sicure di essere in ordine. Ho trovato queste qui e sono le ultime che sono in commercio, credo, e sono quelle di Revlon, si chiamano Just Bitten, ho vari colori. Questo esattamente è il color Passion e lo abbinerò l'ultima sera a quel vestito rosa che avete già intravisto in un'altra serata, che però è perfetto perché l'ultima serata di Miss Italia, quindi lunedì sera, sarà dedicata a Audrey Hepburn, quindi mi sembra perfetto come vestito. La particolarità di questi prodotti sono che sono un vero e proprio pennarello che prima di essere utilizzato va leggermente
mosso, letteralmente sbattuto, insomma, come si dice, e va poi applicato. Il colore dura tantissimo, però sapete che questi prodotti qui tendono a seccare le labbra. Nello stesso tempo, ed è la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere in un prodotto di questo tipo, avevamo quelli di Kiko, se vi ricordate, poi anche Essence li aveva fatti, ma io non ero riuscita a reperirli, è questo, che è il balsamo da dare, quindi rende il tutto leggermente più lucido, però non assolutamente mantiene la durata uguale, anzi ve la fa durare di più perché non vi secca le labbra, quindi non vi sentite quell'effetto un pochino fastidioso. Prima di partire sono passata da Kiko e sono andata a vedere la nuova collezione e ho preso due cose. La prima è questo eyeliner, che però vi dico è un pochino liquido rispetto agli altri eyeliner che ho usato. È un po' faticoso anche questo qua da tirare via. Io ho preso lo 04, è questo blu super glitteroso, e poi non ho resistito, ho preso questa palette, esattamente la 03, e perché aveva questo verde, secondo me è super fantastico, e anche i colori, gli altri colori penso che comunque li potrò utilizzare tutti. Ce n'erano altre di molto belle, due mi sembra che abbiano il fucsia, e sono molto particolari, però avevano sempre un colore che non mi andava a genio e quindi ho optato per quella lì. Immancabile la mia HD di Make Up For Ever. Ultimamente quando mi trucco faccio una cosa molto veloce, molto semplice, e lei è la onnipresente, perché comunque mi aiuta moltissimo per il tipo di pelle che ho io, quindi pelle che tende a diventare molto lucida, quindi mi rendo conto che anche quando devo scattare molte foto, mi fanno fotografie, non ho punti lucidi sul viso, però nello stesso tempo non ho quell'effetto super polveroso che poi nelle foto spesso si vede, soprattutto se fate da vicino, e quindi non mi ha mai deluso. Oltretutto è ancora la prima confezione, credo di averla da più di un anno, se non comunque da almeno sicuramente 10 mesi, e quindi sicuramente vale i soldi che costa. È veramente un ottimo prodotto, addirittura nelle ultime serate dello scorso evento l'ho data anche a Fra, perché lui diventa molto lucido in questa zona, quindi mi diceva: "Oi, ma facciamo le foto, io ci può uno specchio", quindi ho provato, tanto è una cipria che non si vede, non colora, e funziona anche sugli uomini, quindi è un ottimo prodotto. Sono passata da MAC e ho preso questo Studio Fix, che sto usando però di più alla sera rispetto al giorno, perché è un prodotto che può essere dato sia con la spugnetta che con il pennello. Io lo sto usando con la spugnetta durante alla sera, quindi prima di uscire, da una performance abbastanza naturale, quindi non c'è questo effetto polveroso, magari c'è nel momento in cui lo applicate, però a contatto con la pelle poi tende a cambiare leggermente, quindi non vi dà particolari problemi. Mi hanno suggerito questo al negozio perché è un prodotto che comunque tende a rimanere sul viso e a non andare ad appesantire ulteriormente la pelle, sempre per il discorso che ho la pelle che ha una tendenza a diventare lucida, e quindi assolutamente ci tengo sempre a precisarlo quando vado a comprare un nuovo prodotto. Ho acquistato un nuovo contorno occhi, sto saltando un po' in qua e là, ma ho i prodotti stesi a terra, è questo qui ed è una nuova linea che tengono da Douglas, credo di averlo preso, e sono tutti prodotti naturali, prodotti in Francia, che trovo molto buoni. Avevo provato in un campioncino uno shampoo e questo qua il contorno occhi, ne avevo assolutamente bisogno, e in queste giornate poi dove mi strucco tipo due volte e mi ritrucco immediatamente, sento proprio che questa parte del viso ha bisogno estremo di idratazione, quindi questo qua è veramente buono come prodotto, non è tanto pesante, oleoso, quindi non vi va a dare problemi poi se vi andate a ritruccare immediatamente. Due basi che ho acquistato, che sto usando veramente come basi, sono queste di Make Up For Ever e sono la numero 18 e la numero 2. Una è un grigio che uso come base sotto ai trucchi un pochino più scuri, mentre questo qua è un lilla cangiante, veramente veramente bello, che sto usando tantissimo nell'arcata sopraccigliare, quindi proprio qua sotto, e poi vado a lavorare sotto magari quando uso i colori pastello, colori un pochino tenui, per dare un tocco di luce un po' diverso rispetto ai classici bianchi, madreperlati o comunque colori matte che si danno nell'arcata sopraccigliare. Questo qua mi piace veramente tanto e dà già un tocco a un look magari molto semplice,
però lo dà già un po', un tocco un pochino più particolareggiato. Ultimi, ma non meno importanti, credo, questi qua che ho trovato per caso perché li indossava la ragazza che conosco che lavora in una profumeria, e molto spesso quando le cose si vedono indossate hanno un altro effetto. Sono questi, sono due ombretti semi-cremosi, perché non sono proprio cremosi, di Nai Oleari. L'oro è il numero 70 e questo viola scuro è il numero 71. Hanno proprio una texture diversa dagli ombretti cotti, ma anche dagli ombretti in crema. Sono molto glitterosi, quindi bisogna lavorarli con molta calma e magari con le dita, sicuramente con le dita, perché i brillantini, se andate troppo di fretta o comunque poi sfumate troppo con il pennello, tendono a espandersi per tutto il viso. Li trovo molto belli insieme e li ho usati unendoli al viola della collezione nuova di Pupa. Ho fatto un trucco l'altra sera sotto suggerimento di questa mia amica ed è venuto veramente un trucco da sera tutto bello luminoso, molto bello. Questo oro qua penso che lo userò tantissimo, diventerà una delle mie basi da dare nella parte vicino al condotto lacrimale, che utilizzerò di più ultimamente. E quindi di Nai Oleari non si trova tanto facilmente, però è un marchio che alcune profumerie tengono. Ultima cosa, non era quell'altra, l'ultima era questa, questi prodotti di Kiko che sono l'incurvante e il volumizzante, che ho già ricomprato due volte e li trovo ottimi. Una mia amica addirittura mi ha detto che questo viola lo utilizza solo come mascara, quindi senza applicarlo come top coat finale per andare a volumizzare, ma lo usa proprio da sole e dice che si trova benissimo, da provare secondo me. E sono in offerta a 3,90€ da Kiko, quindi se vi capita, non li avete mai provati, volete provarli, secondo me sono prodotti veramente buoni. Questo è tutto, in realtà avrei tantissime altre cose da mostrarvi, ma farei un video veramente lunghissimo. E sono i prodotti che mi sono portata e che comunque non mi stanno deludendo, altri mi hanno un po' delusa e quindi ve ne parlerò in un video che farò una volta tornata, dove vi mostrerò i prodotti che ultimamente, nei quali ultimamente credevo molto o che mi avevano affascinata, ma che poi in realtà mi hanno un po' delusa. Vi mando un bacio, vi ringrazio ancora per tutto il sostegno che mi date e vi rimando al blog, penso che questo video lo caricherò, spero, nella notte. E niente, ci sentiamo presto, non so se da qua, però comunque sicuramente caricherò un video con gli spezzoni di video che ho girato qua. Un bacione, grazie ancora, ciao!